strumenti normativi per il riordino e la salvaguardia del bene comune. Dibattito d'Agrigento organizzato dal Partito Democratico. Partecipa anche l'assessore regionale a territorio e ambiente Maria Rita Sgarlata. Davide Saglia. È notare che la ripopolazione, il ripristino. Un focus sulla salvaguardia dei centri storici attraverso l'adozione di nuovi strumenti normativi volti alla conservazione. Un recupero fattibile grazie anche all'apporto di innovazioni tecnologiche sul piano energetico, come ad esempio l'utilizzo del fotovoltaico. Questi temi cardine dell'incontro svoltosi alle fabbriche chiaramontane, nel quale il Partito Democratico ha presentato la proposta di legge depositata la scorsa settimana atta a favorire il recupero dei centri storici. È una soluzione che deve essere inserita in alcune norme che verranno e su cui diciamo, il governo è stato sollecitato e credo faranno in parte anche del prossimo decreto del governo, dello Sblocca Italia, e che appunto si configurano come uno degli strumenti per poter incentivare appunto la ristrutturazione delle case nel centro storico. C'è bisogno di una riforma urbanistica nazionale. L'Italia è un paese che ha una legge del 42, è una legge ormai completamente superata, che è stata superata anche da tante diverse legislazioni regionali e che non dà più le necessarie garanzie per la tutela della cosiddetta città pubblica, cioè i beni comuni, l'ambiente, i servizi. E per questo il PD è impegnato sia a livello nazionale che a livello regionale per rilanciare la centralità della città pubblica sul diritto di proprietà assoluto. Bisogna tornare ad una grande riflessione sui temi del territorio e a difendere le nostre bellezze. Oltre alla responsabile dei beni culturali di Agrigento, agli ordini professionali e ad esponenti della società civile, presente all'incontro anche l'assessore regionale Maria Rita Sgarlata. La responsabile del Dipartimento Territorio e Ambiente, nel suo intervento, ha ribadito l'assenza al momento di una progettualità mirata al recupero dei centri storici e urbani della Regione, una riqualificazione da finanziare attraverso fondi comunitari già cantierati. Bisogna lavorare a una nuova legge, un DDL che ponga al centro tre parole chiave, sicuramente la riqualificazione dell'esistente, quindi quello che viene definito in più modi. La scorsa settimana Maurizio Lupi ha presentato la bozza del DDL appunto nazionale e si parlava di rinnovo urbano, riqualificazione dell'esistente, comunque chiaramente rientrare nella città. Per fare questo bisogna dire anche stop al consumo del suolo, cioè evitare che le nostre città si dilatino in questo modo, che la città diventi così sparpagliata, così poco controllabile, ma che sia vivibile nella città, nel centro storico. E per fare questo naturalmente ci vuole una fiscalità agevolata. Pensiamo che l'aspetto legato alle nuove tecnologie, soprattutto se favoriscono l'uso di energie rinnovabili, alternative, come dire, forme le più ecologiche possibili di vivibilità, diciamo, per il pubblico e per il privato all'interno del centro storico, è uno dei grandi temi su cui come dire, si misura anche la capacità di coniugare politiche di conservazione, di restauro e quindi politiche culturali sul centro storico con le necessarie innovazioni che servono per portare e riportare la gente a vivere nel centro storico, nei centri storici.